Cos'è che ha reso l'uomo l'essere più sviluppato del pianeta? Beh, senza alcun dubbio la sua più grande dote. L'intelligenza. Qui, nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, possiamo vedere come già nell'epoca preistorica l'Homo sapiens abbia fatto ricorso alla sua strepitosa intelligenza per creare degli utensili a lui utili per sopraffare la natura circostante. Ma spostiamoci in avanti nel tempo per arrivare ad una delle civiltà più floride della storia dell'uomo, gli Egizi. Grazie alla loro strabiliante intelligenza, gli Egizi hanno eretto opere mastodontiche come le piramidi o la Sfinge ed introdotto i geroglifici, un complesso sistema di scrittura formato da centinaia di combinazioni di simboli, comunque più chiara della grafia del vostro medico di base. I Greci furono pionieri di scienze naturali e dottrine umanistiche, amanti dell'arte in tutte le sue manifestazioni, ma anche dello sport. La calocagatia è la convinzione che alla perfezione morale debba corrispondere la perfezione del corpo. Un corpo bello, possente, equilibrato, come quello del Doriforo di Policleto, vera e propria summa di tutti questi pensieri ellenici. È davvero incredibile, a tratti emozionante, ripensare alla sbalorditiva intelligenza di questi antichi popoli e paragonarla a me, che è la quarta volta che vengo a vedere se ho chiuso la macchina. Uno parla di intelligenza umana e io faccio 10 volte avanti e indietro, tutte le volte, ma uno fa, quelli fanno le piramidi, io non mi ricordo se ho premuto un pulsante, mannaggia la calocagatia. L'altra volta sono tornato, ma com'è possibile che non mi ricordo mai una cosa così semplice? Quello è un comando semplice!